Uno degli aspetti belli, grandi della vita di Padre Pio è stato il suo ministero nel confessionale, il ministero di confessore. Un ministero che ha visto numerosi, milioni di persone andare a confessarsi da lui, persone di ogni ceto, di ogni cultura. San Giovanni Rotondo era invasa di persone che venivano da tutto il mondo per confessarsi da Padre Pio. Un ministero a volte anche un po', come dire, contestato da qualcuno. Qualcuno in maniera, come dire, così improvvisa, o meglio improvvisata, ha accusato Padre Pio di essere burbero perché Padre Pio cacciava alcune volte le persone dal confessionale. E questo è vero. Ma le interpretazioni che si sono date a Padre Pio di frate, sacerdote e burbero sono, come dice giustamente sia Fra Emiliano Antenucci che Stefano Campanella nel loro libro La lettera ai sacerdoti, sono il frutto di un sensazionalismo pubblicistico. Ma noi adesso cercheremo di capire perché Padre Pio, alcune volte, mandava via dei penitenti. Un fatto che Padre Pio non voleva che anche altri sacerdoti, alcuni suoi confratelli, facevano per imitarlo. Vi è una bella testimonianza riportata nel libro che vi ho citato di Fra Eusebio Notte, che ha vissuto per circa 5 anni insieme a Padre Pio. Fra Eusebio Notte dice nel suo libro Padre Pio e Padre Eusebio, briciole di storia, dice queste parole. Il confessionale era l'unico mezzo per avvicinare Padre Pio e chiedergli qualche consiglio, perciò tutti volevano andare a confessarsi. All'accusa dei peccati e al pentimento delle colpe non ci pensava nessuno. Questo uno dei motivi principali per cui il padre, cioè Padre Pio, mandava via senza assoluzione. Non voleva, dice Padre Eusebio Notte, che il sacramento della confessione fosse profanato con il suo coinvolgimento. Bastava, continua Fra Eusebio, non cominciare con i quesiti o le domande di cose materiali, dando la precedenza ai peccati, riconoscendo di aver sbagliato nel trasgredire i comandamenti del Signore e pentendosi per ottenere l'assoluzione e per trovare non Padre Pio giudice, ma un padre con una dolcezza infinita che ti invitava alla conversione e al ravvenimento. Una confessione, conclude Fra Eusebio Notte, fatta in questo modo ti autorizzava a chiedere al padre tutto quello che volevi. È chiaro che nella anche gesto forte di Padre Pio di negare l'assoluzione e delle volte anche di farlo in maniera, come dire, ad alta voce, per esempio, è chiaro che vi è tutta una pedagogia, quella che è stata poi definita la pedagogia del rimprovero, una pedagogia che non ha portato dei danni, ma ha portato dei frutti. E queste considerazioni sul ministero della confessione in Padre Pio credo che siano molto, ma molto importanti per i ministri della confessione oggi, cioè per i presbiteri, per i preti, perché la gente, è vero che qualcuno dice che oggi ci sono meno confessioni, è vero, ma il più delle volte la gente trova i confessionali vuoti, lasciatemelo dire. Ecco perché, grazie a Dio, ci sono santuari come San Giovanni Rotondo, Lourdes, Fatima, Loreto, eccetera, dove c'è sempre un confessore a disposizione. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!